Il cartello lascia presupporre un benvenuto ai turisti che scendono alla stazione di Milazzo, però stamattina il benvenuto è tutt'altro che positivo. Infatti, come potete ben vedere, la stazione di Milazzo sembra un campo di battaglia. Ignoti stamattina intorno alle 5 hanno devastato i locali della stazione e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Vetro sparso nei locali che praticamente lasciano presupporre che insomma c'è stato molto tempo a disposizione degli ignoti che hanno compiuto questi gesti. Non hanno lasciato nulla al caso, ogni vetrata è stata colpita, quasi tutta è stata distrutta, in alcuni casi i vetri hanno resistito ai colpi. Stamattina sono intervenuti i carabinieri della compagnia, anche se poi ora le indagini sono a cura del commissariato di polizia diretto dal dottore Rugolo. In questo momento gli uomini della scientifica che hanno fatto i sopralluoghi e hanno attenzionato particolarmente l'attenzione su un estintore che sarebbe stato utilizzato per distruggere l'ingresso. Praticamente a subire anche dei danni sono stati i locali che venivano utilizzati come bar, ma che da anni rimangono completamente chiusi. Come dicevamo, al problema della sicurezza qui alla stazione di Milazzo è ormai una priorità. Infatti, c'è da dire che questa struttura, specialmente dalle prime ore della sera, viene completamente abbandonata a se stessa, non c'è nessun tipo di controllo da parte della polizia ferroviaria. Le forze dell'ordine in realtà nei giorni scorsi si sono riuniti per cercare di coordinarsi e tentare di fare maggiori controlli nelle ore notturne, però purtroppo oltre al passaggio non si può fare, oltre a un passaggio diciamo periodico, non si può fare.